Cerce Maggiori, un popolo amante dei santi. I cittadini e i governanti espressero il desiderio di avere in mezzo a loro un santo in carne e ossa. La Chiesa di Roma li ascoltò e prelevò dalle catacombe i resti di uno dei santi antichi che hanno vinto con il loro sangue la persecuzione e il male. Era il corpo di San Vincenzo. I cercesi, pieni di gioia, si recarono a Roma per prenderlo e farlo abitare in mezzo a loro. Era l'11 settembre del 1772, quando i portatori dell'urna di San Vincenzo, giunti alle porte del paese, si fermarono per riposare prima di entrarvi in modo solenne e intronizzare l'urna del santo patrono. Un parrocchiano si avvicinò al parroco e gli disse: «La nostra contrada sarà la terra promessa di San Vincenzo». All'udire ciò, si avvicinò a loro un altro parrocchiano e disse: «Ma spero che state scherzando. Noi nella nostra contrada già abbiamo preparato tutto per l'intronizzazione del santo». «Impossibile», disse Romano, un giovane infervorato che aveva lottato tanti anni per avere le reliquie di un santo nel suo paese. «Il corpo di San Vincenzo», disse, «arriverà solo nella chiesa del paese e lì resterà. Siamo stati noi a estrarre il corpo dalle catacombe e noi permettiamo che vada da nessuna parte se non nella nostra contrada», gridò un contadino. Un altro contadino, sorridendo, diceva: «Ma voi state facendo una guerra inutile. Chi vi ha detto che questo è il corpo di San Vincenzo? È un corpo qualsiasi. Non sappiamo di chi è». Franco, il portatore della croce, si alzò in mezzo a loro e disse: «Fratelli, stiamo discutendo su cose vane. L'importante per noi è la santità, non la storicità. Quello che importa è che questo è uno dei corpi dei primi cristiani che hanno dato il loro sangue per Gesù dopo aver trascorso una vita piena di fede, di coraggio e di trionfo». Queste parole non vennero ascoltate. La controversia continuò a circolare nel corteo. Il dubbio entrò nei cuori di tanti.
La divisione fece scoppiare i conflitti tra i fratelli dello stesso sangue. Si scambiavano le accuse. Le diffamazioni si estesero al clero e alcuni iniziarono a inventare storie per distorcere la verità. L'entusiasmo cominciò a diminuire e la stanchezza abitò i corpi degli uomini. La cassa contenente il corpo del santo diventò così pesante che nessuno poteva sollevarla. Filomena radunò le donne del corteo: Giuseppina, Libera, Maria, Nadia, Paola, Candida, Carmela, Liviana, Antonietta, Gaetana, Gloria, Maddalena, Teresa e tutte le altre donne, e disse loro: i nostri uomini sono nel dubbio e nella divisione. Noi siamo stanchi e anche loro. Dobbiamo fare qualche cosa, magari una preghiera. Abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore e di San Vincenzo che portiamo. Esse si unirono e pregarono: si propizio, Signore, alle nostre suppliche, affinché noi, che ci riconosciamo rei per la nostra iniquità, ne siamo liberati per intercessione del santo martire Vincenzo. Amen. Esse poi rivolsero lo sguardo al parroco che stava meditando vicino a loro, ed egli disse loro: so che cosa mi volete dire. So che San Vincenzo sta soffrendo a causa delle disgregazioni e delle calunnie. È per questo che sta rifiutando di continuare il viaggio con noi. Riunite tutti gli uomini in preghiera, altrimenti rischiamo di tornare tutti a casa a mani vuote. Visto che non c'era un'altra scelta, tutto il corteo si riunì in preghiera in ginocchio. Mentre tutti pregavano, si udì una voce dal cielo che diceva: non basta portarmi sulle spalle, ho bisogno di abitare nei vostri cuori che esprimono sentimenti di concordia e di pace. Non basta programmare canti e balli, ho bisogno della vostra solidarietà all'interno della vostra chiesa e di quella dei vostri pastori. Non basta pregare con le labbra, ho bisogno della vostra conversione e del vostro amore vicendevole, come vi ha amato il mio Maestro Gesù. Rifiutate il male che vi divide, alzate gli occhi e guardate. Tutti alzarono gli occhi e videro una luce rossa come il sangue uscire dal campanile della chiesa Santa Maria della Croce. Il parroco disse loro: è San Vincenzo. San Vincenzo ci ha dato i segni. Abbiamo visto e abbiamo udito. Ora sappiamo tutti cosa fare. Rinnoviamo la nostra fede in Gesù e la nostra fiducia nel corpo santo che portiamo. Eliminiamo ogni menzogna e ogni dubbio e ogni odio e amiamoci gli uni gli altri come Gesù ci ha amati e come anche San Vincenzo ha amato Gesù. Tutti si alzarono pieni di gioia. Alcuni sollevarono l'urna, che divenne leggera come una piume, e gioiosi si incamminarono verso la chiesa di Santa Maria. Anche noi incamminiamo verso la chiesa di Santa Maria.
Signore.